Ciao bellezze, bentornate sul mio canale. Sto registrando un po' di video, infatti mi vedete ancora col dito fasciato, con i capelli belli fatti e basta. Per il resto fa schifo tutto. Ok, come avete visto dal video, scopriamo le creazioni, scopriamo insieme, insomma, le ciofeche, perché a questo giro ho voluto fare qualche esperimento, ma fake, fail, non so, insomma. Allora, partiamo però da quelle più o meno riuscite, perché scusate, in resina, io ho detto ciofeche, ma scopriamo le creazioni in resina, scusate. Ok, partiamo da quelle un po' più che avevo già fatto delle foto e ne avevo pubblicate una dietro l'altra. E alcune vabbè sono state regalate, va bene, ok. Allora partiamo da questa, da quella che mi piace di più in assoluto. E per sì, insomma, non è perfettissima, la devo ancora un po' limare dietro, ma a me piace come è venuta ed è questa. Io non lo so quello che vedete perché così ci vedete? Scrivetemi sotto se ci vedete. Sì, dai, ce la posso fare. Ok, ed è la prima, la mettiamo qui. Andando avanti, c'è quest'altra. Questo è stato un esperimento fantastico perché all'interno ci ho inserito un portachiave che ho appunto tagliato con la pinza il foro dove era attaccato appunto il moschettone e l'ho inserito appunto all'interno qua dentro. Vediamo un po' se riesco. Questi l'ho già lucidati, eh. L'ho fatto per mio marito perché si chiama inizia con la A e quindi eccolo questo risultato. Vediamo se vi avvicino che succede. Ok. Era un portachiave appunto di Londra. Ok, iniziamo a avvicinarci alle ciofeche. No, vabbè, aspettate. No, ancora no. Guardate un po' che carina questa. Questa è una spilla. Sapete quelle spillette che facevano pure un po' rumore, che si attaccavano agli astucci, dietro agli zaini di Pucca e Hello Kitty? Esatto, quella. Io con la pinza ho tolto la spilla e l'interno appunto della spilla, che sarebbe il coperchio dove poi è attaccata la spilla propria, cioè, la spilla vera e propria, vero e proprio, sì. E non so se riuscite a vederla qua, vedete? E questa rotonda è tutta la sua spilla, lo spessore. Vabbè, questo è il dietro, scusate, non ve l'ho fatto vedere, e questo è il davanti. Mi piace tantissimo. Che ne pensate voi? Fatemelo sapere. Ha pure la linguaccia con l'occhiolino, tiè. Ok, scusate, il dietro di questo qui non è lucido, o meglio, poco, ma lo devo limare. Mentre questo, sì, più o meno così. Il dietro non è proprio perfetto, però meglio delle altre che poi vi farò vedere. Ho fatto un esperimento, per modo di dire. È venuto lucidissimo, al contrario degli altri, cioè non ho avuto bisogno di lucidarli, a parte che è venuto male perché era uno scarto di resina che mi era avanzato, bianco, cioè trasparente. E io ho dentro lo stampo ho grattato un po' di gesso rosso. Ho versato la resina, ho mischiato con la palettina e ho lasciato. Questo è il risultato. Ovviamente con qualche glitterino all'interno. Non so se lo vedete. Però è venuto male perché dietro si è tipo asciugato. Così, vedete? Boh, non lo so. Vabbè. Però è carino, è venuto un po' tutto sbilenco, ma è caduto dentro all'altra creazione. Ok, sì, allora no, finiamo con quelle carine, va? Il dietro, il davanti,
qui ho usato un bel adesivo cicciottoso. Vedete che carino? Io non lo so se rende, forse è meglio così, se riuscite a vedere. Comunque a me questo cuoricino giallo mi piace molto, giusto in tema di cuori, perché con scarto di resina, che avevo la resina colorata di questo colore, ho fatto questo. È un semplice cuore, dietro ho fatto anche un po' da limare, e è un po' storto anche questo. È un cuore semplice. Batte, batte forte. Vabbè. Ok. Sempre cuore, di quelli appunto fatti, postati su Facebook tanto tempo fa. Anche qui ho fatto un esperimento. Mi dispiace che ho messo pochi brillantini, quindi da qualche parte si sono spostati e non hanno riempito la forma, però è passabile. All'interno ci ho messo il cuore della Fossil Gioielli, non so se conoscete, penso di sì, dove io lo avevo, infatti dietro c'è scritto anche, ma non credo che riuscite a vederlo, avevo nel braccialetto e si era rotto e non mi interessava rimetterlo, e quindi l'ho riutilizzato all'interno della resina, e questo è il risultato. I love you. Dentro non credo riuscite a leggere Fossil, ma vi assicuro che è della Fossil. Ok, e mi piace moltissimo, c'è il diamantino. Era un charm attaccato a un braccialetto o a un orologio, adesso non vorrei sbagliarmi. Comunque, se poi trovi i pezzi ve lo faccio vedere. E mi piace tantissimo. Di quelle vecchie ancora c'è questo che non l'ho postato perché sinceramente fa abbastanza schifo. Allora, questo è il dietro e questo è il davanti. Non si capisce, non sa né di me e né di voi. Vabbè, era una prova con le perline e va bene. Un altro mio preferito che è uscito direi abbastanza bene, a parte dietro che lo devo limare, infatti vedete è un po' ruvido, è questo. Ha qualche bollicina, però insomma va bene. Ta-da! Un teschio, sì, lo so, non sono satica, è che rosa così mi fa quasi tenerezza, quindi vabbè. L'ultima creazione che avevo postato, no, le ultime due, sì, che avevo appunto postato, è questo omino fatto con le perline, brillantini, venuto un po' così, dietro, e questo è il davanti. Dai, carino, dai, ciao! La scenità della... Okay. Poi questo qui l'ho fatto alto, effettivamente era tardi, era tipo le 2 di notte, ero stanca, non mi andava di fare altro, e poi di stampini non è che ne, cioè non avevo molte possibilità, quindi tutta la resina che è rimasta l'ho versata qua. Bah, non è male, però allora questo è il dietro e questo è il davanti. Vedete che ci sono le perline, guardate che belle! Insomma, ho lavorato fino a poco fa con la resina, ho fatto tutte le unghie, le mani appiccicose, guardate, perché ci sono alcune che non sono venute, infatti per questo che... vabbè, ok. Basta, mi sembra basta, ok. Boh, sì. Mettiamole qui da parte un attimo. Fatemi sapere qual è la vostra preferita. Io ne ho tre di preferite, chissà quali sono quattro. No, dai, sono tutte carucce. Lo dico da sola. Ok, allora andiamo alle ciofeche. Questa è una ciofeca. Se io tocco, vedete? Ah, che schifo! Avete visto? Secondo me dipende dallo smalto. Ho messo troppo smalto e... peccato perché era anche carino, troppi glitter, poi è morbidoso,
se riesco magari lo lucido, ma non ne sono sicura perché troppi glitter e copre lo sticker. Lo sticker, il lumitu, lum, boh, vabbè, il lumitu. Eccolo, vedete? Poverina, la margheritina è stata proprio sommersa dagli sticker. Sì, lo posso tenere sempre come portachiave, come calamita da attaccare da qualche parte, però vabbè. E qui non so se si asciugherà mai, perché io non so se quello che dico voi l'avete capito. Allora, vedete? Sì, dopo si rimette a posto, per carità, però fa un po' schifo, cioè non schifo, senso. Prima ciofeca, seconda ciofeca, fail, fai, fic, fuc, non lo so, è questa. Mi dispiace così tanto perché il primo, quello che avevo fatto con l'altro sticker, che è la stessa forma, cambia soltanto l'immagine. Bene, il telefono! Allora, come dicevo, è lo stesso adesivo, però qui c'è la Torre Eiffel e qui c'è un cuore con una scritta Love My Life, qualcosa del genere, non si vede perché appunto è venuto malissimo, vedete che schifezza. E praticamente l'adesivo, come potete vedere da qua, è sprofondato, è tutto storto, vedete? Non so come farvelo vedere, se riuscite a vederlo, è tutto storto, lo vedete questo segno qui? Questo è l'adesivo, se n'è andato per fatti suoi. Vabbè, quindi primo, ce ne sono altri, però mi dispiace perché seconda ciofeca. Andando avanti, perché le ciofeche non sono finite, allora diciamo che questa mi dispiace tantissimo che è venuta male, a parte che è grande, io devo ancora imparare perché gli stampini che uso devo ancora imparare a regolare la resina all'interno dello stampino. A parte, vabbè, che è storto un po' qua, vabbè, lo limo, non succede niente. Questo è il dietro. E questo è il davanti. Ho fatto uno esperimento, ci ho messo tutte piccole perline e al centro ci ho messo un charms. Ho lasciato apposta il foro con V-Mine e si vede benissimo, lucido, viene una favola secondo me, guardate che bello, cioè a me piace, poi che ne so. Queste sono tutte le perline attorno, vedete? Volevo fare un effetto, e poi all'interno ci sono appunto altre micro perline. Vabbè, diciamo che 3, gli do un voto 3, peccato appunto che sia venuto un po' così. Cioè, la cosa bella che mi piace è che il charms sembra fuori, non dentro, ma invece dentro è perfettamente inglobato. Questo che è che mi piace. Vabbè, andiamo avanti. Un'altra ciofeca. Sì, voi direte, ma sono tutte ciofeche. Più o meno. Il dietro è spettacolare, bello lucido, sembra tipo effetto vetro, specchio, vedete? Davanti, ma allora ragazzi, secondo me lucido viene bene, però vabbè, che dire, non lo so, a me piace anche così, sono sincera, è venuta all'altezza più o meno giusta, un po' storta, cioè parte prima piatta e poi qui si incurva ed è più doppio, vedete, dell'altro, o magari è uguale, so io che sto senza occhiali, può essere. Vabbè, la forma, la dritta, non lo so, non mi ricordo, ma ecco, questo è il risultato. Eccolo, questo qui. È carino, perché ho messo tutte le bagle, queste perline qua. Le bagle, bigle.
e tutte perline miste, appunto, di conteria, nulla di che. Questa da un voto a 5, dai, 4 glielo do. Le altre proprio no, eh. Ok. Allora, andiamo avanti su quello che ho fatto. Questo sì, un altro fake falso fega. Mi dispiace perché era un sacco carino, però vabbè, insomma, pazienza. Sempre un Charms. Questo c'ha un girasole, questo orsacchiotto, che il girasole praticamente è stato risucchiato dai glitter e non si vede una ceppa lippa. Vabbè, mi era avanzata della resina rosata e ho fatto un semplice cuore, nulla di che, nulla di eclatante. Vedete? Un cuore batte. Vabbè, scusate, non mi prendete per incoglionita, ma è una certa, e quindi. Ma non è tardi, però sono stanca. Ok. Adesso veniamo ai pezzetti più carini, secondo me, che però non sono totalmente asciutti. Allora, partiamo da questo qui che... 3, 4. Allora, innanzitutto ho fatto due strati, l'ultimo l'ho colorato di rosa, vedete? E questo ci ha messo una perlina all'interno e le coppette che si mettono. Vabbè, ve le faccio vedere perché io a spiegare sono una frana. Ah, è caduto. Giusto per rimanere in tema cuore. Cuoricino all'interno e le coppette che fanno tipo una corona attorno. A me piace. Certo, non è proprio la fine del mondo. Dietro è così, ma è ancora molto molto appiccicoso. Questi sono piccoli buchi, hanno fatto le bolle, ma secondo me è perché ho usato troppo smalto. Pensavo che non colorasse, perché quando l'ho mischiata non mi sembrava che tanto colorata, ma invece quando si è solidificata, cioè asciutta, quindi, cioè, mi ha preso un colpo, era un rosa completamente più scuro di quello, vabbè, ragionamento tutto complicato, comunque più scuro di quello che era all'inizio. Un altro che vi faccio vedere, fatto sempre alla stessa maniera. Vabbè, no, qua le perline non ce le ho messe, ci ho messo solo le coppette. Qui invece l'ho coperto tutto di ci arrivo, di perline di conteria, e ci ho messo un adesivo Dior, che sono degli adesivi che vi farò vedere successivamente perché sto aspettando gli ultimi ordini che ho fatto su AliExpress. E visto che comunque non avevate chiesto, non magari una ragazza mi aveva chiesto, più ragazze mi hanno chiesto degli acquisti low cost, e beh, più low cost di AliExpress non ne ho, a parte eBay, ma dipende. E ci ho messo appunto un adesivo che fa parte di una serie di trucchi. Sono tutti adesivi carini di make up, rossetti, smalti, è carino. Questo non ho idea di cosa sia, ma c'era scritto Dior, no Dior, scusate. E ho pensato che era carino. Eccolo, è una cosa semplice. Vedete, Dior, una cosa del genere. Le perline, e dietro è ancora molliccio, vedete, fa quasi impressione. Oh, arriviamo a quello che non avevo dato un non avevo dato tanta fiducia, che ci farò un faux strap. È questo omicino, miau, piccolino, non mi prendete per cretina, ma quando lo vedete che grida, non so, c'ha gli occhi. Eccolo, carino, carino, mi piace tanto, la boccuccia spalancata. E vabbè, dietro sempre sta cosa qua, però ho già provato appunto il gancino, è perfetto. Ci farò un piccolo phone strap da tenere col mio cellulare, perché poi vabbè, a parte questo non ci fate caso, rosa rosa ci sta proprio bene con questi colori, vedete? E penso ci farò un faux strap, ma non lo so. Va bene ragazze,
con le mie ciofeche di resina è tutto, ci rivediamo alla prossima ciofecata, se si può dire così. Anzi, per un po' sono ferma perché ho finita la resina, quindi non posso più impiastrare, soprattutto le mani. Cioè, questo che vedete non è sporcizia perché non mi pulisco le unghie, no, è appiccicume della resina, vedete? Qua pure, qua, se mi dite come si toglie, perché se qualche creatrice è migliore di me, me lo può dire, cioè, la bacio, perché c'ho un problema qua con queste mani. È vero che bisognerebbe usare i guanti, però quando le creazioni le metti ad asciugare e ci vai a toccare, un pochino ti sporchi, però è anche vero che sono stata un po' sfortunata con quest'ultima colata, perché cioè tipo c'era un'altra creazione dentro qua che avevo messo Totaro, l'adesivo, ma che è venuta una schifezza, ma infatti l'ho buttata perché non l'ho potuta nemmeno far vedere. Ho toccato leggermente e quando ho tirato su, mi si è tirato su tutto e mi sono appiccicata, mi sono fatta una schifezza e quindi niente, vabbè. Va bene, beh ragazze, lasciate un like più o meno, qualche creazione carina c'era. Sto imparando adesso, quindi abbiate pietà di me, va bene? Un bacio, non so quando vedrete questo video, io tutti i video li registro di sabato e di domenica, insomma, quindi poi cerco di programmarmeli in modo da coprire la settimana. Non sempre succede, però vabbè, vediamo un po' cosa esce fuori. Basta, ho parlato troppo, mandatevi via, ciao.